impraticabile. Le campagne sono impraticabili, completamente tutte le semine sono andate, i fossi sono ancora pieni di acqua. Guarda desolato i campi, finalmente asciutti, uno dei contadini che ha l'azienda nelle terre a ridosso del Frattagorzone a Megliadino San Vitale. Anche in passato si erano registrati allagamenti, ma la piena del 16 maggio rischia di portare gli agricoltori alla rovina. Dopo due settimane l'acqua se ne è ritirata qualche ora fa in determinate aree. C'è anche una constatazione che amareggia perché il territorio è vasto e quindi come agricoltori la preoccupazione è quella che se dovesse succedere un anno sì, un anno no, quello che sta succedendo ormai negli ultimi anni, produrre non è più conveniente. Allora si deve trovare una decisione, o siamo un bacino megagalattico che occupa tutto il territorio o alla fine, e ci date anche un pagamento per questo, oppure si trova una soluzione. Zona di terre basse, qui convergono in caso di emergenza le acque da Verona, Vicenza e dal Montagnanese. Ferme le idrovore in caso di piena, il Frattagorzone scarica su campi di mais, frumento, soia e ortaggi. Ecco, questa è la manutenzione, poi decidete voi che cosa si può fare. Vogliamo... E come possiamo noi fare impresa? Come possiamo fare impresa con queste condizioni dei canali? Seminiamo ancora o ci conviene lasciare tutto incolto? Perché se non si fanno dei lavori per poter pulire questi benedetti fiumi principali, che è un fiume che passa per quattro province e porta via l'acqua per non so quanti paesi, no, è in condizioni disastrose, non lo so. Come arriva la piena viene sfogata nei nostri campi, stiamo pensando se seminare ancora o no. I nostri figli dicono per carità, non vogliamo neanche più saperlo. Questa è la realtà ad oggi, non si sa il futuro come sarà. Ok, va bene, ciao.